Commissario, Buongiorno. ho notizie dell'omicidio di Porta Portese. Ah, bene. Guardi, purtroppo nulla. Nessuno sa niente, nessuno ha visto niente. Ma voi avete fatto indagini più approfondite? Sì, ma nessuno vuole parlare. Sembra che il fatto non sia mai successo. Commissario, se posso permettermi, qui ci vuole qualcuno più del mestiere, più addentrato. Più addentrato, eh? Vabbè, ho capito. Chiamatemi Giraldi. Ci ho capito un cazzo. Vaffanculo. Hai capito, Rocky? Qui nessuno sa niente e nessuno ha visto niente. Beh, da me che vuoi, Peretti? Rocky, ti ho detto mille volte che io mi chiamo Peretti. E io che ho detto, Peretti? Ma insomma, da me che cazzo Che vuoi? indaghi? Tu sei l'unico che conosce il giro, sei addentrato. Ma addentrato di che? Ma addentrato di che? Che sono anni che sto fuori dal Ma giro? perché ti incazzi? E me incazzo sì, perché oggi è domenica, me volevo riposare, me volevo riposare! Comunque questo è un omicidio complicato. E tu sei l'unico che può entrare nel giro, trovare il colpevole e farlo arrestare. Beh, mi ha detto cazzi. Rocky, non fare così. Ma come non faccio così? Ma avete svegliato da domenica? Ma avete chiesto un'operazione alla Nembo Kit? Però lo stipendio rimane sempre quello, per... Com'è? Puoi sempre prendere una gratifica. Lo sai che ci devi fare con la gratifica? Rocky! Vabbè, ha capito. Comunque, tu te la sei fatta un'idea di chi può aver sentito o visto qualche cosa? Un'idea. Un'idea ce l'avrei. Tutta per la casa, tutta per la casa, tutta in euro, signori, tutta in euro, piatti, bicchieri, posate, tutta in euro. Venite da Margherita, c'avemo le meglio padelle di Roma. Dai! Ma guardate quanta bella roba, signori! Compratevi tutto, tanto mica roba mia! Offertona del giorno, un piatto in euro, due piatti, 2 euro! Ma che cazzo d'offerta è?
Ma chi te conosce? Fila via! Ma non vedi questo? Tutto un euro, ma vanno bene pure 50 centesimi! Basta che mi fate a buscare la giornata! Ma Margherita, ma come da parte te comprano tutti e qui non compra mai nessuno? Meno male che abiti con me e siamo della stessa famiglia, se no qui andavamo per stracci! Te vuole un piatto, signora? Ciao, Bomboli! Non vedi l'ispettore Girardi? Qual buon vento? A Bomboli fa poco spiritoso, eh? Che te sei rimesso a vendere la roba rubata? Ma che dite, ispettore? Questa è tutta roba che rimedio! E poi c'è sta mia sorella che mi sta dando la mano a venne! Ciao, Rocky! Ciao, Margherì! Senta, ispettore, voi non mi potete trattare così! Voi siete fortunato! C'avete il posto fisso! A Bomboli, di cazzate, eh? Io sono talmente fortunato che si me casca il cazzo per terra e mi rimbarza il culo, capito? Ma insomma, com'è da ste parti? Avrei saputo dell'omicidio qua al mercato, no? Sì, ho sentito qualche cosa. Ma quello non c'entra niente col giro nostro. È gente che viene da fuori. Appunto. Tu cerca di indagare perché domani torno e mi racconti, va bene, Bomboli? E non va bene proprio per niente. Io mica faccio il soffio. E allora? E allora lo dico io! Vabbè, se vedremo domani a mezzogiorno. Ecco, bravo, lavora. E non piangi. Ciao, Margherì. Ciao, Rocky. Tutta l'euro, tutta l'euro. Tanto non si vende un cazzo oggi. Buongiorno, ispettore. Dai, con sto trasloco. Abbiamo quasi finito, eh? Sì, è un anno che dite così. Rieccetela! Rocky, ma a quest'ora ritorni? Violet, ma che mi fai ai posti? Io ti aspettavo, Rocky. Sai, mi ero addormentata, poi ho fatto un brutto sogno. Sapessi che giornata che ci ho avuto io, non te ne curà. E allora vieni di qua, Rocky, che ti faccio un massaggio. Sai, ho fatto un corso di massaggio saggio. No, i massaggi cazzo mi farai un'altra volta. Mo c'ho sonno e vado a dormire, eh. Ciao. Rocky. Pronto. Giraldi, se tiene la sua vita, lasci stare il caso di Porta Pottese. Passa che caldo. Ammazza che cazzo di caldo. Hai capito? Sono andato l'altro giorno e... ma m'ha imbruttito e... Azzaga, ti sta tranquillo, se andiamo insieme ci vengo a parlare io, no? Oh, guarda un po' chi c'è. Oh, a Bomboli, sei andato a fare un po' di spesa? Ma perché non te fa i cazzi tua? Che te pareva, ma... Senti un po', Zaga, ma non è che sapete qualche cosa di quello che è successo a Porta Portese? Oh, ma che sei diventato una guardia che mi fai ste cazzo de domande, oh? Ma quale guardia? Io sto dando una mano all'ispettore amico mio. E belli amici del cazzo che c'hai. E saranno belli tua. Ma perché ste domande ne va a fare da un'altra parte? Ma perché non ve ne andate a fanculo tutte e due? Ma vedi questa, oh. Lascia perdere, parliamo d'altro. Ma poi glielo cadere. Tanto a posto. Portati i soldi, poi è tutto a posto. Buongiorno, ispettore. Buongiorno. 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 Che dice, signori? E che vi devo dire? Ogni giorno mi piate e mi portate qua. Ma che non ce lo sapete che io c'ho da lavorare? Ce lo sapevo. Ispettore, c'è una novità. Il commissario Perretti è dovuto partire.
E a me che mi frega? Ma non ha capito, ispettore. Il commissario Perretti è stato chiamato dalla zia. La zia? Ma la zia di chi io? No, la zia. Central Intelligence Agency. Ah, fratti, parla come magni, no? E comunque per noi va bene così. Almeno evitiamo rotture. No. Purtroppo no, perché al posto suo hanno mandato un sostituto, il commissario Cervoni. Quello che sta a mezzi con io. Ecco. Ispettore Giraldi, mi hanno informato del suo linguaggio un po' colorito. È un po' colorito, è che dico le cose giuste al momento giusto. Ma mi faccia il piacere, ispettore Giraldi. Se vuole gliene faccio pure due, sa? Parliamo di cose serie. Sono appena giunte in centrale, due telefonate minatorie nei suoi confronti. E allora di essi mettessero d'accordo, perché mi ha chiamato uno un quarto d'ora fa a casa mia che ha fatto la stessa cosa, Magari è la stessa persona. E che ne so, mica gliel'ho chiesto, Non scherzi, Giraldi, che questa è una cosa seria, sa. Ah, commissario, ma chi scherza? Comunque, riguardo al caso di Porta Portese, dalle indagini effettuate abbiamo capito che la fuga è stata fatta su un'auto di grossa cilindrata, una Mercedes ML. Sarebbe giusto dare un'occhiata in qualche sfascio o qualche meccanico, o che ne so, in qualche ricettatore di sua conoscenza. Sarebbe giusto? E sarebbe giusto, sì. E deve farlo pure alla svelta, perché l'auto sarà già stata sicuramente smontata. A chi la fama ormai sta serenata, vecchia chitarra amica de sto core, per canto de sto popolo tenore, è un'armonia de favola passata. Oggi le bevi cantano tutte canzoni a rima. Sto cazzo te cerchio non s'addrizza. E Nina mo la chiameno Nellì. Dannare. Oh, ma volete lavorare? Perché te sei innamorata di sta musica americana. 100, 200 e 300. Cosa ragù, ma 300 euro per 2 settimane di lavoro non vi sembrano un po' pochi? No, mi sembrano pure troppi. E se non te vanno bene, me li ripio pure tutti. No, vabbè, grazie. Prego. Sora Gusto! E mo chi cazzo è? Ah, siete voi, spettò. Quale macchina avevamo smontato oggi, Soragù? E quelle che sono state portate. Portate rubate? Ma che rubate? Voi sapete che ne faccio più quelle cose. Non le crede, ispettore, non le crede, non è vero. Ah, fratti, lasciami fa. Comunque, sto a cercare un Mercedes ML targato CA. Colore metallizzato, argento. Ma io che ne so. No, perché tu capisci che se trovo qualche pezzo dentro lo sfascio tuo, l'accusa di ricettazione e altri anni di galera non ti leva nessuno. Mi ricordate vostro padre? Ogni tanto veniva qua da me e mi voleva portare gabbio. Ma mio padre non c'è sta più, pace all'anima sua. Mo c'è sto io. Come la mettiamo, Soragù? Ma che vedevo da te, io vi giuro... Non giurà, perché chi giura a farso va all'inferno o in galera da te? È vero. Sì, è vero. Comunque, se te dovesse capitare tra le mani una macchina come quella, sai dove trovarmi, E certo, ispettore, posso non c'è gambe. Lascia perdere che con occhio solo si lavora male. Ispettore, che cosa facciamo? Non lo portiamo in questura? No, portami a casa che c'ho fame. Va bene, mangiamo insieme, ispettore. Oh, fratti, che palle che sei, andiamo. Ah, fratti, chiudi un posto finestrino. Allora, ispettore, vuole che salgo a dare un'occhiata? Vuole che entro insieme a lei? Oppure vuole che casomai... No, voglio che te ne vai, fratti, perché già mi hai fatto il mar di testa, E va bene, ispettore. E riporta la macchina al commissariato che domani mi ridanno la mia, Ah, e di a Cervoni che non mi chiamasse stasera perché mi voglio riposare. Va bene, ispettore, vuole altro? Sì, che te ne vai con la macchina al commissariato. E va bene. Aspetta un po' un attimo. Dammi un po' 20 euro che stasera mi voglio mangiare la pizza che ho stipendio più la settimana prossima. Eccole a lei, ispettore. Ma siamo già a 1500 euro. Che faccio, segno? Ammazza come sei diventato venale, oh. Segna fratti. Ciao. Io segno.
Anfame, fermati! Ferma da balordo! E lei nel mezzo? Ma devo levare al cazzo con sto fero! Vaffanculo! Oddio, ma hanno rubato il monopattino! Fermati! Fermati! Tanto non mi scappi, fermati! Mo te faccio vedere. Dov'è? Chi sei? Come ti chiami? Chi ti manda? Chi sei? Chi ti manda? Basta, basta, oh! Mi stai a far male! Ma rispetto, mi chiamo Claudio Ferazzi. Claudio Ferazzi, e mo so proprio cazzi. Commissario? Questo signore, tale Ferazzi Claudio, è stato arrestato diverse volte per detenzione d'armi, spaccio e furto, insieme a delle altre nostre vecchie conoscenze, Egisto Pollari, detto Erfibbia, e Claudio Marchetti, detto Erricotta. Allora parla, chi ti ha dato l'ordine di uccidere l'ispettore Giraldi? Io non dico un cazzo, aspetto l'avvocato. Dimmi chi ti ha mandato, perché altrimenti al gabbio ci resti e te famo la chiave di cioccolata. Buongiorno signori, io sono... Sì, lo sappiamo, lei è l'avvocato di questo galantuomo. Il mio assistito non può essere trattenuto un minuto in più in questa struttura. Come ben scritto su questo documento, è protetto da immunità diplomatica. Ha capito, ispettore? E ho capito, sì. Vabbè, avvocato, tanto a me va bene così. Non ha detto niente, non sa niente. Ma mica ce lo sa che adesso vado da amichetta sua Ricotta. E chi è Ricotta? È il protettore di Fidela Mignotta. Ah! Violetta. Ciao Rocky, come stai? Bene, ma che hai fatto? Ti sei cercata le dita a mezzo alla porta? No, è un nuovo tipo di friends. Ti piace? Sì. Dai, sono andata al nuovo salone di bellezza. E hai trovato chiuso? Ma sai tipo, ma al salone di bellezza ti fanno pure la barba? Vedi che baffi che c'hai io. Vedi? Comunque ti ho preparato qualcosa per pranzo. Ma io ho già mangiato. Ma come? Hai già mangiato, Rocky? Certo, ieri sera, no? E oggi che fai? Lavoro. E stasera? Pure. E domani? Devo lavorare. Oh, ma guarda, Rocky. Thank you.
A Margherita, Rocky, apri. Sì, arrivo. Sbrigati. Beh, Rocky, che ti serve? A me niente, fammi entrare, va. Senti un po', tuo fratello dove sta? Se sta a far bagno, perché? Ecco, mo' gli vado a dare insaponata, eh. Mammetta, mammetta, mammetta del Trastevere, te vengo a trovare. Passo a Flamigno e poi vado a prima porta. Chi è? A Bomboli esci che te devo parlare. Un attimo che sono pieno di schiuma. Sbrigati che sennò tra poco sarai pieno di schiaffi. Ma aspetto, ma siete voi? Ma vengo, manco il bagno me posso fare. Ma che ci fate qui? È molto dico, sì, ma mettete qualcosa addosso, che così mi fa senso. A chi? A chi? Beh, sta arrivo. Aspettate bene là. Sbrigati. Ma che dite, aspetto? Ma davvero hanno cercato di ammazzarvi? È davvero sì. Ma tu adesso mi devi aiutare. Ma che ti piagni? È che c'ho un po' paura. Senti. Tu mi devi far incontrare quel Ricotta, perché lui è l'unico che mi può mettere in contatto con quel gran cornuto che ha tentato di ammazzarmi. Ma questo che c'entra con l'omicidio di Porta Portese? C'entra, c'entra, non ti preoccupare. Che volete il caffè? E certo che lo volevo, che all'ispettore non gli volevo offrire niente. Un cioccolatino, un mostacciolo, due bollichelle di pane. A Bomboli che mi ha preso per un piccione? Senti un po', Margherita, ma te ragazzetta non eri fidanzata con Ricotta? Non me lo ricordà, eravamo ragazzini, ma non me lo ricordà. Ha detto pure che me sposava sto gran fio de una mignotta. Ma era solo per farsi l'affari sui. Ha capito, aspetto? Una brava ragazza, così libata, un fiore. Ma che dico un fiore? Un angelo. Sì, sì. Brava, brava. Bravissima. Che c'è il gin? No, il gin abbiamo finito. Vabbè, fammi incampare, va. Vabbè. Sì, ma corretta il gin, eh? No, il gin abbiamo finito. E allora niente. Oh, fa un po' come te pare. Allora, dopo ci spostiamo pure in un altro locale? Tutte, mi raccomando. Beh, certo. Tanto voi bevete, eh? Ovvio. Non vi fate problemi. E dove ci porteresti? Sentite un po'. Io devo farmi una chiacchierata con st'amico. Che volemo fa? Ragazze, ci vorremmo a roba. Certo, volentieri. Ispettore. Ricotta. E beh, ispettore, so come avete cercato. Ma che è gin? Sì, perché? Ah, niente, così. Ispetto, ok, non posso parlare, sto troppo a rischio. Sciapim avreana da parte. Rimane a mia ziur, però mi raccomando, venite solo voi. Sì, ma tu non fa scherzi, eh? Perché sennò ci cos'è che te venga ripià. Sciaprim rimane. Mi scusi, ma che è il suo il SUV qua di fuori? Sì, perché? Guardi che c'è il carattrezzi che io sta a caricare. Ma come, oh? Scherzo!
Amari, com'è bello sto posto. T'avevo detto che se dovevamo fare una vacanza. C'ha ragione Nia. Pensa che stasera portano 4 tipi diversi di pasta. Davvero? Perché qua quella della di ieri sera. Mamma mia. Dimmi una cosa Nia. Dimmi. Ma te la sei portata la pillola del giorno dopo? No, e mo come famo? E che cazzo? Ma signor, il problema non è la pillola del giorno dopo, è trovar cazzo del giorno prima. Ma come te permetti? Ma sei un gran maleducato. Caffone. Guarda là. Ricotta. Arrigo, ma com'è che va sempre tutto de corsa? Allora, che vi serve? Ditemelo, perché in da che sta storia non ci voglio trasì. E allora dimmi quello che voglio sapere. Tu conosci quel boia infame che mi hanno mandato all'appartamento un certo Claudio Ferazzi, no? Sì, sì. Io voglio sapere chi bazzicava ultimamente e con chi stava in contatto. Ma perché volete sapere? Tanto che l'hanno mandato via dall'Italia, lo sapete già, no? O voglio sapere perché il mandante dei Ferazzi è lo stesso implicato dell'omicidio di Porta Portese. E si mette quel nome becco due piccioni con una fava. Ma io no, ma non lo saccio. Saccio soltanto che è uno che viene da fuori. E che è pericoloso, aspetto. Pericoloso assai, chi sta fa paura a tutto quanto. Ma tu mi devi dire qualcosa, ricottino mio. Perché sennò ti rimette i braccialetti e ti porta al gabbio. Ma io non saccio niente. Saccio soltanto che era fidanzata con una mignotta russa che batte sull'app. Ecco, questa è l'unica cosa che conosco. E adesso fatemene andare, perché se mi viene qualcuno so cazza ma... Non mi sparirico, perché io lo so vedo trovato. Sì, sì, state buono. Ispettore Giraldi, ma così mi sporca la scrivania? Ah, c'ha ragione. Mo io do una pulitina, eh? Va bene così? Milena Bosco è stata arrestata un paio di volte per attuscire in luogo pubblico, ma niente di più. Certo non può andare lì a presentarsi. Cosa intende fare, ispettore Giraldi? E un attimo, commissario, un attimo. E fatemi ragionare. Ma è arrivato Frattini? Controllo. Sono il commissario Cervoni. È arrivato il vice ispettore Frattini? Ok, mandamelo subito. Insomma, ispettore, qua la cosa si fa complicata. È diventato rischioso anche per lei. Non si preoccupi, commissario, a me ci penso io, eh. Buongiorno, commissario, mi avete cercato? Sì. Sì, devo cercato, Frattini, mettete a sede, va. Subito, ispettore. Allora, ascoltami bene. Tu domattina attacchi le 8, ma prima di arrivare qui in ufficio, ti fermi al negozio a comprare un paro di scarpe 44 col tacco, un paro di calzarete, una parrucca mora e un vestito aderente. Va bene, ispettore, ma posso farle una domanda? Ma che cosa ci dobbiamo fare con tutta questa roba? Mamma mia! Oddio! A buon costume, sta da quella parte! Guardi che sono il vice ispettore Frattini! Insomma, capite, ispettore Giraldi? Ho capito, sì. Ispettore, ispettore. Ma io mi sento a disagio. Mi vergogno così. Ho anche famiglia. Ah, fratti, perché io no? Io no? E vedrai che quando avremo finito sta missione ti daranno pure il coso. Lì come si chiama? Un encomio. Un encomio. Sì, ma io non so che cosa devo fare. E niente, mo te lo spiego io. Allora, tu devi diventare amico della russa. Cerchi d'acquistare fiducia. Gli fa un po' di domande e gli sta stretto contatto. Sì, ma quella signora batte però, né? E io se qualcuno mi si vuole caricare, ma che cosa gli dico? Frati, fa come fa tua moglie con te, no? Una volta c'è il mar de panza, una volta c'è il mar de testa. È vero. E poi non te butta giù, che così sei pure una bella ragazza, non è vero, commissario? Assolutamente sì. Cioè, no. Ma cosa mi fa dire, ispettore Giraldi? Ma ispettore, ma su, ma dai, ma su, dai. Così, quanti anni è che stai qui in Italia, tu? E a te che cavolo te ne frega? No, ma tanto per sapere, sai.
Amora, quanto vuoi? Niente, ma io stasera, guarda, ho un'emicrania. Comunque, se vuoi, c'è lei, bellissima, bionda, no? No, mi piace Neymar a me. Ma io sono indisposta, guarda. Guarda che te pago bene, eh. Ancora non la capita? Te ne devi andare, te do una borsettata, Ma manco guarda la paghi un po' di gentilezza. Ma vattene a fare. Ma vattene a piander culo, scemo. Scusate, ma quando ci vuole, ne? Ah, ma pure stasera, mo? Oh, guarda, aspetta, glielo dico subito. Qua stasera ci stanno quelli con la grana. E non mi muovo manco se mi ammazzate. E vi ricordo che io mi vengo a mangiare a casa vostra, sa? Sì, vabbè. Ma tu batti poco, eh. Ciao, Ni. Andiamo, va. Vedi questo? Fratti, te se batti. Te se batti. Ma ispettore, io mi vergogno come un ladro, mi vergogno. Fratti, non ti vergogna, non ti vergogna. Pensa che lo fai per l'arto uniforme. Appunto, per questo, no, appunto. Ah, bel moretto, ma lasciala perdere sta spilungona, no? Te c'hai bisogno di una con l'esperienza. Te si vede in faccia. Sì? E te chi saresti, cappuccetto rosso? No, perché? No, perché se non sei cappuccetto rosso, sei cappuccetto rotto. Sa che te perdi a bello. Fratti, tu sai quello che devi fare, eh? Certo, ispettore. Se ci sono novità, mi trovi in commissariato. Va benissimo. Una cosa ti volevo dire. Donna che muove l'anca o è mignotto a poco ci manca. Ma io cammino dritto. Io ci capisco un cazzo. Che c'è un panino che c'ho fame? No, amico, qui non se la vende banine. Non le fa ste discorsi italiane. Qua se la vende solo kebabbi. E che cazzo è il kebab? Il kebab, vedi che ha concetto sbagliato. Te la spiega. Praticamente tu prende pesa, ce la mette dentro carni, arrotoli, poi ce la mette dentro zucchine, melanzane, assellechni, assellechni, lechni, tutto colorato. E sono contento. Ma senti un po', ma con sto lavoro ci si guadagna? Ce se guadagna. Io me l'ho costruito 3 piramidi in Egitto. Davvero 3 piramidi? No, 3 case. Però per me è come se fossero 3 piramidi, eh? Ma tu ce l'hai piramidi? Ma che piramide? Io l'unica piramide che conosco è solo la fermata della metro. Senti un po', io c'ho fame. Come hai detto che si chiama? Kebabbi. Kebabbi. Ma quanto hai detto che costa? 10 euro. Bressemodici, brecisi, brecisi. Ma ho capito perché te sei costruito 3 piramidi di mortacci tua. Ma hai levato tutti i sordi. Eccolo va. Ispettore. Frati, hai saputo qualcosa, sì o no? No, niente. Purtroppo niente. Comunque, ho parlato con la russa, ma quella non vuol dire niente dei fatti suoi. Sì, ho capito, ma noi qualcosa dobbiamo sapere. Lei è lì per un compito ben preciso, vice ispettore. Sì, ma se quelli mi beccano, mi fanno fuori, commissario. Frati, ma che cazzo di poliziotto sei? No, perché mo devi spiegarsa? Non sai niente, non ti sei fatto di niente. Ti abbiamo mandato a battere, ma chi soldi ci ha portato? Sì, ma io... Ma io un cazzo, Frati! Tu domani torni lì e ti fai di vita, morte e miracoli di palla, capito? E non torni finché ci porti qualche cosa. Ma non so dove andare. Affanculo, Frati, ci sei andato lì. Va bene, ispettore. Non vedi questo. Mi scusi, commissario, posso dire una cosa? Se serve. Mi sembra di aver ascoltato qualcosa, non so se può essere d'aiuto, né? Ma la russa diceva che il suo ipotetico fidanzato ha degli uomini giù al porto e quelli dipendono da lui, eh? Questa volta va bene così. La prossima voglio il doppio, è chiaro? Chiaro te. Oh, li pomodori là! Vicino all'altra cassetta, forza, andiamo! Ho capito, dammi tempo, dai! Dammi tempo! Oh, ricordate Galeotto, adesso è tutto pronto! Mette qua, mette là, ma che ma te lo dico! Vicino all'altra cassetta, forza, andiamo! Oh, hai rotto il cazzo! Dacci il tempo da fare cose! Ogni 2 minuti parli, vaffanculo, va! Oh, tutto a posto, tutto a posto. Meno male, va. Vai a dare una mano a questi che mi stanno a far sbrucare. Ci vado. E
Amoro, te che vuoi? Niente, volevo soltanto sapere che trattava da ste parti. Ah sì? A te che te frega? Vedi, che se c'è da guadagnare qualcosa, ci voglio guadagnare pure io. Voglio dannartene, va. Ancora. Ma come? Io vengo qua in maniera gentile, tu che fai, mi tratti male? Ah, regà, fermi un po'. Venite qua un attimo, va, che questo c'ha voglia di giocare oggi. Ispettore, ispettore, sono in parecchi, eh? Facce brutte, questi ci corcano, eh? Ispettore, che cosa facciamo, ispettore? Io non c'ho voglia di giocare. Io c'ho voglia di menà. Dai, avanti! Rispacchiamo, ispettore! Mamma mia, sciiii! Avanti, ma sta sempre in mezzo ai coglioni! Ma che ne so io? Mortacci tua! Mamma mia! I mortacci tua, che dolore! Avanti! Dai, avanti! Ecco, ora ci penso dammi io! Oh, raga, amadamo, sì! Alzate, voglio fare. Pure. Ma che vuoi? Alzate. Ma che vuoi? Dimmi per chi lavori. Non ti dico un cazzo io. T'ho detto dimmi per chi sì, lavori. Sì, aspetti che parlo, stai fresco. Ah sì? Ma ci mando io al fresco. Aspetta. Ispettore, ispettore, ma che cosa facciamo? Questo annega, eh? Non ti preoccupare, fratti. Che stronzi galleggiano sempre. È vero. Andiamo, va. Andiamo, andiamo. Cazzo! Mi raccomando con qua pancetta, con delicatezza, amore. Sì, ma tu sbrighi da magnà. Mamma mia, che profumo. Mamma. Quando si mangia bisogna essere seri. Senti che succhetto. È proprio buona. Buongiorno, ispettore, che volete favorire? Eh certo, che ce lo sa chi mangia solo se strozza? E ce lo so, ma boh, mi sto prendendo una pausa perché oltre a vendere i piatti faccio pure il cuoco come secondo lavoro. Mazza! Eh sì, poi dopo non dite che non c'ho voglia di lavorare, ma mettete passete, s'accomodi! Che ti sei incantato? Metti la pasta, no? Ecco. Tiè. Così che basta, ispettore? Sì, sì, basta, sennò dopo ti fa male, eh? A me? Te che? Che? Magna, va. Ma mo se me dava pure la forchetta, io con che maglio? Lo mangi, no? Eh sì. Magna. E a me che cazzo mi frega? Magna, dai. Hai visto che la trovata alternativa? Magna tu. È buona. Ma insomma, aspetta. Quelli giù al porto gli hanno detto qualche cosa? Sì. Che sono tutti rifugiati politici e nessuno può parlare. Però c'è stava uno che era di Roma. Ma quello piuttosto che sputarospo si farebbe da ergastolo. E mo come fate? Quello che è morto a Porta Portese era un importante imprenditore dell'arte Italia che prima di morire stava a aprire qui su Roma una grossa catena di fast food. Aspetta, io non ci sto a capire un cazzo. Ma io sì, perché quel signore dell'arte Italia ha dato fastidio a qualcuno, ma qualcuno di pericoloso. E quel qualcuno non solo ha ammazzato a lui, ma ha tentato di farmi fuori pure a me. Ma che te piagni? E che mi dispiace, aspetto, già mi mancate. Oh, mica sono morto, sa? Io sono più vivo che mai. E mo voglio andare proprio a trovare quel gran fio della mignotta.
Zuzza. Ispettore! Ispettore! A proposito di Zuzza, va. Se l'abbiamo fatta! Dai, parla su, fammi sapere. Ho parlato con la Milena Boscop e sappiamo chi è il fidanzato. Ah, frati, mica stava a fare un gioco a quiz, sa? Dai, parla. Il fidanzato era uno che vendeva il kebab. Sì. Ah, vedi che bravo. Grazie. Il kebab veniva. Mo' fate un giro però, ma va a cercare tutti i kebabari e ti porto qua, va bene, frati? Va bene, frati? Non saranno poi così tanti, no? Ma ha perso qualcosa, ispettore? Sì, volevo vedere se me ne è rimasto l'ultimo. Vaffanculo, frati! Avanti. Permesso? Ciao, Rocky. Ah, salve, signora. Ma quale signora? Che non vedi che questo è Frattini? Oddio, Frattini, me te ricordavo diverso. Vedi che c'è linea, la vedo allegra. Vuole parlare urgentemente con te. Sì, la vedo te. Allegra. Allegretti. Allegra, Allegretti, sempre vedo, eh. Comunque, vuole parlare urgentemente con te. Dì che mo' arrivo, eh. Ti arrivo, quella t'aspetta a casa. Ispettore, e io che cosa faccio? Tu hai a darti la sistemata perché così te si può guardare, capito? Trucida. Ma come? Aveva anche detto che era una bella ragazza. Buonasera, ispettore. Buonasera. Lei sicuramente cerca la signora Allegretti. Sì, ma qui c'è poco da essere allegri, eh. Comunque la trovo in piscina. La trovo in piscina? Ce l'avete messa l'acqua in piscina? Certo che ce l'ho. Ah, vedi. Buonasera. Beh, mi scusi signora, ma sono passata a casa sua, la domestica mi ha detto che stava qua. Sì, mi scusi, ma proprio non ce la facevo a stare a casa, con questo caldo. E poi ho sempre amato questo circolo, è stato uno dei migliori acquisti che abbia fatto mio marito. E io proprio di suo marito sono venuta a parlare. Vede, mio marito era l'uomo migliore che una donna potesse desiderare, non mi ha mai fatto mancare nulla. Ed era sempre attento a tutto ciò che gli accadesse intorno. Beh, sempre. Mica tanto vista la fine che ha fatto, pace l'anima sua. E vabbè, quello è stato un incidente. Poteva accadere a tutti di essere borseggiati in un mercato così popolare. E che sto fatto del furto non è che ci convince poco così tanto. Non è che ultimamente suo marito si era fatto qualche nemico con cui stava in lite, perché no? O addirittura lo minacciava? Ma non dica sciocchezze, ispettore. Mio marito era ben voluto da tutti. Io dirò pure sciocchezze, ma tanto suo marito è morto e qualcuno all'altro mondo ci ha ammannato. E sta a voi trovare il colpevole, ma a quanto vedo siamo molto lontani dalla verità, Ah, signor, non si preoccupi. La verità è come il sorcio dentro la tana. Prima o poi vi è sempre fuori. Hai capito? 30.000 euro vale. Tu porta qui e mica so asti. Ma io mica faccio beneficenza, sono rigattiere, capito? Poi casomai ti dà la percentuale, capito? Che c'entra, capito? Ho capito, ma vabbè, ti richiamo. Agliapì, sono pronti sti documenti. A Bomboli, mi sembri tuo padre. Che arriva per giorno prima che per giorno dopo. Un po' di pazienza, io sono da solo, mica c'ho la segretaria qui. E che sta cliente è importante, non me la voglio far scappare. Non te lo fa scappare. E vabbè, da, questo è il tesserino, ha capito? I scatoloni li trovi in cantina. A Bomboli, di qua. So 200 euro. 200 euro? Anche se piangi, so sempre 200 euro. Ma ne eravamo amici. Ma quale amici? Tu con la scusa dell'amicizia sei come a tuo padre. C'ho ancora un paio di segnate qui, hai capito? Ma ben te preoccupa. Mo faccio il corpo e te li porto. Ma so 3 anni che dici così. Oh, ogni volta dici sempre la stessa cosa. Ma che è un vizio di famiglia questo? E non di così, ma te ricordi quando mio padre ti ha aiutato in carcere? Sono passati 30 anni, hai capito? Sono cambiato, hai capito? Ho frequentato a Bocconi, sono tutto diverso, hai capito? Sono altro. Per queste cose il tempo non passa mai. Intanto segna che quando hai finito la penna te ne porto una nuova. Ma vado perché c'è sta la cliente che mi aspetta.
Sto vio de na mignò. E lascia perde pora mamma, sa? No, non dicevo a te, frena. Comunque sono sempre 30.000 euro, capito? Sì, ma tu guarda tutto qua, che io mi pio tutto. Oh, ma dove sta questa che la trovo? Buongiorno signora, sono della ditta Cialda Tutta Calda e sono qui per proporle un affare. Buongiorno, guardi, non mi interessa, siamo al completo. Signora, ma lei non lo sa che la ditta Cialda Tutta Calda fa i meglio sconti di Roma. Se cialde vengono usate pure dal Papa e vengono direttamente dalla Spagna, ecco perché in Italia non si trovano. Ah sì? E certo, con Goccetto adesso caffè fai felice pure i re. Ma io sto aspettando il mio fornitore. E lo cacci via, e questo è il vero affare signora. Beh, con la ditta Cialda Tutta Calda, con 500 euro, porta via tutto! Ah sì? E certo, però se sbrighi, perché i clienti aumentano e le cialde finiscono! Va bene, va bene! Ecco, le cialde finiscono, ma le pizze arrivano sempre! Aspetto, ma con tutti i ladri che girano, sempre a me mi venite a cercare! Scusi, che cosa sta facendo? Noi stavamo concludendo un affare, lui è un commerciante italo-spagnolo! No, signori, lui non è un commerciante dello spagnolo. Lui è un gran fio della mignotta romana. E come? Namo? Namo? Don Namo? Don Namo, dove porti? Oddio! Mortacci tua! A bombolità ti piantate fai truffe, capito? Ma quali truffe, aspetto io arrotondo? Da sei cercata, eh? Dove sta il libricino? Tenga! Questo ce l'ho dai tempi di mio padre. Certi debiti non finiscono mai. Guardi, queste sono quelle che vostro padre ha dato a mio padre. E queste sono quelle che voi date a me. E quanto stiamo? 2569. Che fa, ma arrotondiamo? E arrotondiamo che sì. A ridie, va. Mettete in posizione. E sono contento. Ma che me può arrestare? No, non ti posso arrestare perché mi servi. Io? E che c'entro? Stammo a sentire via qua. Ma che babà, ma che te lo del culo? No, sto a fare dichiarazione d'amore a moglie mia. E voi la dichiarazione la fate così? Senti, ognuno la fa come la vuole, va bene? Pensa se te mette le corna. Se mi mette le corna la ama ancora di più. Me li fai tu che babbo? Certamente amico, te la so piaciuti, eh? Mentre me li preparano mi posso mettere a sede così ci famo una chiacchierata. Certo, accomodati, accomodati. Rashid, due kebab. Amore, te la chiamo dopo che ci rompo dalla coglione qua. Ma senti un po', ma da quant'è che stai in Italia? Allora, vedi, te la spiega. Allora, praticamente... Aspetta, quello dice un cazzo. Parla solo dei cerrioli, cipolle, piatine. Che devo da fa? Ci rivai e ti fatichi da morte in miracolo con la, capito? Vado? Vai! Io vado! Vai! Non vedi questo. Ah, se le chenete, le chenete, le chenete, le chenete, le chenete, che mi fai altri quattro che babbo? Ah, te la so piaciuti, mangi proprio un botto, mangi, eh? Sì, ah, se le chenete, le chenete, quattro che babbo per amico, rompe coglione. Ma senti un po', ma prima che mi stavi a te? Della piramide? Allora, te la rispiega, praticamente. Aspetto. Allora? E allora un cazzo. Quello mi parla dei virapi, di avi, dei mortacci tua. I mortacci mia, bombolì? No, no, è sua. Che devo fa'? Vai là e vai a magnà. Sono molto contento. E va, va. Ma ispettore, non sarà un po' troppo così, eh? Ah, fratin, te preoccupa, te preoccupa. Oddio! Oddio! Ma che mi sono bagnato!
mamma, che dolore, mamma! Ah, se li ahni, te li ahni, se li ahni, te li ahni. Che mi fai altri quattro che babbo? Lo sapevo che saresti tornato, te ne ho fatto preparare uno ripieno. È esplosivo proprio. Boom, boom! Mangia, mangia. Io me lo bagno, però me lo dico quali sorti hai aperto sto locale. Ah, te però mi te dici, te la respiega un'altra volta. Praticamente. Oddio, quante me ne sono bagnati! Oddio mio, che dolore! Che dolore! Tutta colpa di quel figlio dell'egiziana! Oh, sbrighiamo se questo perde aria! Mammetta mia! Oddio, quante me ne sono bagnati! Erano tanto buoni! Ma mi hanno fatto male! Mi scusi, ispettore, però io l'avevo detto che stavamo esagerando, né? A fratti, tu fatti i cazzi tu, eh? Tu ti parla solo quando piscia la gallina, capito? Mi scusi, ispettore, le galline non pissano, non urina la gallina. Appunto. E beh, vabbè. Giraldi, non so se si rende conto che io ho pressioni dall'alto. Dal quarto piano? Ma quale quarto piano? Senta, Giraldi, ma si rende conto di ciò che ha fatto? Mandare un uomo all'ospedale in quel modo? Avviare un'indagine personale senza avere un minimo di permesso? Per poi ottenere risultati scarsi? Anzi, scarsissimi! Adotto, ma perché mi debba accaglià? Ma perché mi debba accaglià? Tanto per cominciare, quello è un ospedale? Il Bertarelli. Il Bertarelli è un amico mio. Ah, andiamo bene, Giraldi. Adesso ce la facciamo pure con i pregiudicati. Ma quali pregiudicati? Ma che se sta a inventà? Ma che se sta a inventà? Quello sarà sinfio della mignotta, ma pure un amico mio. Se conosciamo da ragazzini. Io stavo là perché c'avevo da andagare, perché c'avevo da lavorare. È vero, commissario. È vero, vero, vero. Vero. Ascoltatemi bene, voi. Avete 24 ore di tempo per trovare il colpevole e portarmelo qui di fronte. Perché altrimenti non solo vi tolgo il caso, ma farò rapporto alla disciplinare per il vostro modo insano di aver condotto l'indagine. 24 ore, Giraldi. Non un minuto di più. Eppure 23. Ho detto 24! Vabbè, vabbè, famo 24, va. Andiamo, fratti, va, che è meglio. Andiamo, andiamo, che è meglio. Com'è? È buono. Ammazza, è proprio buono. Avernà, ma che stai a fa? Sto guardando le stelle. Ma si è giorno. Oh, questa mi deve sempre rovinare tutto. Ciao, Bombolì. Come ti senti? Come uno che ha mangiato un sacco di merda. Difficile da digerire. A Bombolì mica è colpa mia se c'ha lo stomaco delicato, eh? Aroghi, ma quando è che te la smetti d'entrare senza chiavi? Ti ricordo che te sei passato al nemico. E poi a mio fratello, mica lo potete trattare così, eh? Per aiutare voi altri da polizia, sono rimasta da sola al mercato. E a me, chi mi aiuta adesso? Eh? Oddio, oddio! Ma Margherita, fa una cosa, vada là che devo parlare con tuo fratello, eh? Ma guarda sì che roba, non siamo manco più padroni a casa nostra. Ma Margherita, vada là! Ti è... Mamma di questa. Oddio. A Bomboli alla fine ha saputo qualcosa. Ma de che quello non parlava mai. Stava sempre a riempire quei cazzo de che babbo. Però boh che ma ricordo, a un certo punto cominciate a parlare di una certa cifra che doveva incassare un affare che gli era andato bene. Che cifra? 2 milioni d'euro, aspetto. Parlava di 2 milioni d'euro. Quanti? 2 milioni. Tacci sua. Ammazza. Per 2 milioni d'euro deve essere stato un affare proprio grosso. Polizia.
Ah no, basta, già ho detto tutto al suo collega. Che tutti me la colpano per quel signore cicciottello che se l'ha sentito male per colpa del kebab. Il kebab non c'entra niente, il kebab è salutari. Sì, sì, vabbè. Senti, po', com'è che ti chiami te? Io? Allah atlis silihni palas silihni tilih. Ma tu puoi chiamarmi tranquillamente Nando. Mi sa che è meglio, Tu sei un egiziano che non mi piace per niente. E per quale motivo? Sei razzista. No, che razzista? È che non vado d'accordo con i figli della mignotta, ma quelli non c'hanno razza. Senti un po', a parte il kebab, ma tu ti occupi anche d'altro? No, io amico, ho sempre lavorato col kebab, eh? Dai tempi di Tutankhamon, che era il mio trasnonno, del mio bisnonno, del mio nonno, del mio zio. Sì, sì, vabbè. Ho capito. Comunque sta attento, perché se scopre che non mi dici la verità, l'unica piramide che costruirai sarà di sabbia dentro al cortile di Regine Celi. Ma i coglioni! Per i coglioni stasera. Da morire. Senza te potrei impazzire. Ma guarda, queste domattina mi alza presto che torno a lavorare. C'ho da lavorare. Ma vattene a dormire. Vattene a dormire, che mi ha pure svegliato mai. Sei. Oh, ma te ne vuoi, Anna? La mia ancora nel mare. Sta zitta che svegli tutti quanti, zitta. In tempesta. Per te. Te ne vuoi andare, Violetta? Ho perso la testa. Oh, te vuoi sta zitta? Rocky, ma io volevo farti una serenata. Ah, Violetta, ma che te sta a inventare? Ma che te sta a inventare? Oddio mio Dio, ma che ho fatto di mai nella vita io? Che ho fatto di mai nella vita? Ma questa è una canzone d'amore. Lui è il musicista che viene da Arcinazzo. Ci viene a romper cazzo l'Arcinazzo? Eh? Io le fa una bella cosa, vedi andartene a dormire. Ronchi. E te non sono più che t'arresto, Va a dormire, va. Brutta. Buongiorno signora Allegretti. Buongiorno. Questi sono i documenti che lei mi ha richiesto. L'assicurazione è pronta a derogare. Bene. E pensare che mio marito avrebbe voluto investire questi soldi per aprire altri inutili e stupidi fast food. Li vedo, eccoli. Dai, frati. È andato tutto come voleva lei. Allora, ispettore, se ho capito bene, dobbiamo intercettare la vedova Allegretti insieme al suo notaio con questa zimice, no? Ecco, bravo. Ma io non ho capito una cosa. Dov'è che devo metterla questa zimice? Al culo, frati! A te attacca sotto la macchina. Sotto la macchina? Allora che faccio? Vado? E va? Vado? E va? Vado, ispettore. Non vedi questo. Comunque l'idea di far credere a quell'egiziano che fosse innamorata di lui è stata veramente una genialata. Beh, il lavoro sporco qualcuno doveva pur farlo. E pensi che adesso mi ha richiesto anche una ricompensa. E domani non gliela daremo. Oh, ma vaffanculo, va. Domani mattina alle 9:30 abbiamo appuntamento al parco divertimenti di Cinecittà World. Allora, ispettore, tutto fatto? Tutto compiuto? Ah, frati, ma che te sta a inventare? Ma che te sta a inventare? È munizione adesso a lavorare? Io credevo che avevamo finito. Acceni sto coso, metta da sede, cammina.
E va bene, ispettore, ma mi devi dare il codice di frequenza. Segna. 3-3-3-3-3-3-3-3-4-3. Allora, 3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3. Ah, che sta a fa, frati? Ma che te sta a inventà? Ma che te sta a inventà? Devi scrivere 3-3-3-3-3-3-3-4-3. Sono 10 volte che te lo ripeto. Va bene, ispettore, ho capito. Un attimino di pazienza, né? Allora, 3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3. Non lo so, perché ci penso che te non sei capace a fare niente. Hai visto? Ecco qua. Funziona, ispettore. Bravo, ispettore. Allora alziamo il volume così li ascoltiamo, ne? Alle 9:30. Domani. Capito. Sta gran fia della mignotta. Ma perché, ispettore? La mamma dell'Allegretti batteva. Sì, ma la fia più brava. Bella famiglia. No, arriva, non arriva. Mannaggia. Non se la può fa così, non se la può fa così, non se la può fa così. Ah, se le genite, la sembra questa l'ora dell'arriva? Pensavo che non arrivavi più. E pensavi male. Fermi, polizia! Ah, fratti, se pensavi, ma corri! Si fermi, Allegretti! Si fermi! Non scappi, tanto non scappi! Ferma di pappa di portacci tua! Avratti, mando cazzo stai. Ali, Ali, ma proprio come uno stronzo dovevi morire.
Ah, proprio lei, Girardi, aspettavo. Questa volta ha superato il limite. Non posso più tollerare i suoi metodi primitivi. Un assassino in fuga, un agente in ospedale, per di più ci è scappato anche il morto. Ma perché sabbia con me? Mica ho ammazzato io, eh? Io ci stavo quasi. E c'ho pure la registrazione. Senta. No, io non sento un bel niente. Senta lei in me, invece. Adesso, signor Girardi, lei va subito nel mio ufficio e lascia pistola e distintivo. Perché lei è esonerato dall'incarico fino a data da destinarsi. Vada! Certo che lei è proprio... Sì? È l'uomo giusto al momento giusto. Ah, ecco. Vaffanculo. Vedi che pesce, signori! Guardate! Ma dove? Quello peserà almeno 15 kg, signori! Ma si sbaglia, io non vedo niente! Guardate! Dove? Guardate! No, c'è un pesce da 15 kg! E che fa? Guardate! Là! Io non vedo niente! Là! Ammazza, quanto è grosso! Vi saluto, che il pesce se n'è andato! Buongiorno, ispetto! Che fa, una bocca, no? Sì, con te so 4. Comunque ero passato per portarvi una notizia. A Bomboli lascia perdere che oggi è giornata, Ma è importante, sa? Proprio ieri sera andate a cena a casa dell'amico mio che fa i documenti falsi. Non mi chieda chi è perché ogni appetta gli voglio bene. Mi raccontate che la signora, per farsi dai documenti nuovi, gli dette 50.000 euro e gli dicette che doveva scappare via dall'Italia. Beata lei. Ma me lasci pescare? Ecco, mi ha fatto scappare pure il pesce. Ispetto, a proposito dell'amico mio, mi facete vedere la fotografia della signora in questione. E non sembrava la vedova Allegretti. Ispetto, vi dovete sbrigare, che quella domani mattina alle 9. A Bomburi che vuoi ballare minuetto? Ma quale minuetto? Quella domani mattina alle 9, piano aeroplano e buonanotte ai suonatori. Ispetto, sbrigate, vi date beretta. Gnappetta! Gnappettino! Ah, non vedi questo? Ben? Senti un po', Gnappè, ma te il vizio di fare i documenti falsi non te lo volevi proprio, eh? Ma che sta a dire, sono una persona seria, io non ci so più, io so cambiato, ho cambiato di tutto, so serissimo. Ascoltami bene, Gnappè, tu ieri sera hai ricevuto 50.000 euro da una signora. Mo se non mi dici chi è e dove era diretta, io quei 50.000 euro te li faccio cagà. Ma che sta di spetto? Ma chi ha visto mai 50.000 euro? Sentemi bene, Gnappè. Non mi fa perdere la pazienza. Io non so niente, veramente, ve lo giuro, non so niente. Vabbè, non lo sai, eh? No, spettore, no, non so niente. Ammazza quanta bella roba che c'è qua dentro, Gnappè. Spetto, è tutta roba pulita, è pulita, è tutta roba regolare, capito? E vabbè, quello lì domani ci sono pulita, ho dimenticata, capito? E sto quadro? Ammazza quanto è bello! Quello è il mio quadro preferito, ispetto. Quello lì io me lo godo. Che bello, è veramente l'unico. E complimenti, ispetto, finalmente un ispettore che capisce che è di quadri. Sì, eh? Gnappè, devi sapere una cosa. Se i quadri tu li metti a posto, si possono pure rompi. No, ispetto, ma che ha fatto? No, quello è il mio quadro preferito, costa 40.000 euro! E che te frega, te sei rimasto in altre 10, no?
Anverice pure le statuette. Non tocchi niente, io parlo, giuro, dico tutto. Il petto non me lo vedi che io parlo. E tanto vi ho rovinato del così. Parla, va, dai, su. Eccoci arrivati. Ma mi tolga una curiosità, signora. Ma ce la potevo portare io all'aeroporto? No, grazie. Aspetto il mio autista. Vabbè. Ma che fa? È pazzo? No, ma non so manco un testa di cazzo che lascia partire una bella signora avvenente come lei. Che dopo che ha fatto ammazzare il marito all'amante, ha quasi fatto ammazzare l'ispettore di polizia. Oh, è la corsa mia. Tu continua a correre che poi ripasso, Mamma. Ma vedi sì che roba questa? Oh. Ma uno che lavora fa? Dai, E non tiri. Cammina, forza. E non tiri. Dai, Mo io voglio raccontare una bella storiella. Un giorno di qualche annetto fa, una bella signora di Milano sposa un ricco industriale, credendo di fare la sua fortuna. Ma ricco industriale non era così stronzo che metteva tutto il patrimonio in mano alla sua signora e quindi decise di investire in azioni e nell'attività. Ma la signora, che pensava solo ai soldi e del lavoro non gli fregava niente, sta cosa gli andava bene, così che loro continuavano a litigare perché lei era a corto di moneta. E all'ennesimo litigio, non solo ricco industriale disse alla sua signora che non gli avrebbe più dato un soldo, ma che avrebbe investito in altre attività su Roma. Così che lei perse la pazienza e decise di pianificare la morte del marito. Sempre lei, la bella signora paracula, fece credere a un poraccio che Babbaro che si era innamorata di lui e che se avesse ammazzato il marito avrebbero diviso il malloppo. Ma quel poraccio non poteva sapere che l'unica cosa che l'aspettava era una pallottola in testa. Ha finito, ispettore. No, che finito? Mo arriva il bello. Sempre lei, la bella signora di Milano, sentendosi braccata, che cosa fa? Va da un piccolo ricettatore del borgata a farsi fare i documenti e pensi che gli dà 50.000 euro. Prende i documenti e si trova qua stamattina davanti a me. Ma lei non ha nessuna prova, ispettore. La sua è solo fantasia. No, io le prove ce l'ho e come. Si chiama Emilio Tassi, è il suo ragioniere e complice di tutto sto gran macello. E adesso dov'è, scusi? A sta aspettare. Dove? Nel suo ufficio? No, da Regina. Regina quale? A Regina Celi. Namo, va. Ispettore, ha visto? Ce l'abbiamo fatta. E bravo frattini, ce l'abbiamo fatta. Ispettore, ma sono ancora in convalescenza, né? Sì, bravo. Bravo, ispettore. Anche se io continuo a non amare i suoi metodi, e lei lo sa, caro ispettore Giraldi, devo fare le mie complimenti. Grazie. Aspetti a ringraziare. La vuole vedere il questore di persona. E te pareva al solito rompicoglioni? Giraldi. E poi non direi che è il solito. È uno nuovo. Vai. Auguri, ispettore! Auguri! Auguri! Ispettore, complimenti. Abbiamo risolto il caso, no? Vero, buona. Mamma mia, guarda che non è giornata. Non è giornata.
Ma va bene. Avanti! Ah, dottore, mi hanno detto che... Ma che sei, Cargiulo? Ah, vedilo. T'hanno fatto quest'ore? Che ci fai vestito così? Il quest'ore? Oh, pensa mio padre quanto sarebbe stato contento di vederti lì su qua la sedia. Uno che non sapeva manco chi era nei Bogna Renzi. Signor Rocky, abbassa il tono, eh? Che è tutta la sua confidenza? Ah, Cargiulo, che te lo dà di lei? Eh, certo. Non vedi questo? Vabbè, mi farebbe piacere se domani mi vieni a sentire. Guardi che io la sento pure adesso, non sono mica sordo, eh? Vabbè, no, perché stasera vado a cantare. Anche perché sono arrivato in finale al Festival delle Voci Nove. E sti cazzi? Non ci metti? Ah, Guarocchi, ma ci sei cascato, eh? Scusa, ma con tutte le volte che tu parli mi ha preso in giro col cognome mio. E io una piccola vendetta, ma la sono voluta prendere. Ma vieni qua, dammi un abbraccio, va. Mi ci hai fatto quasi credi. Sì, però adesso spostate che mi via da piagne. Ma che ti sei commosso? No, è che mi sei montato sul piede con l'unghia incarnita. Certo che c'è di uffette peggio di quelle di tuo padre. Ridi. Tieni pronto perché può essere pure che mi servi, eh? Vai con Dio e in bocca al lupo. E te do il permesso per andare a cantare. Va a cantare. E allora, grazie al capo della polizia, io vado a cantare. Ispettore, però non mi dispiacerebbe, eh? Ancora una volta insieme un Gargiulo e un Giraldi. Che dici?
Ma ispettore, alla fine l'avete ripresa sta macchina? Eh sì, dopo due mesi, era pure ora, no? Ma a te che te frega? Eh no, è che c'ho sempre quei cerchi già al garage. Se mi vorrebbe comprare... A bomboli. Quei cerchi sono più rubati dalla macchina che avete rubato per smontarli. Ma che dite, aspetto? Comunque io vado, che c'ho 160 che mi passa. Se no, chi me ce li porta a casa? Giusto perché devo attaccare, perché sennò lo strappo te lo davo io. Sì, ma bomboli, riga dritto, perché stasera i soldi l'ha presa. Capirai, 200 euro. Stasera già sono finiti, con tutti i buffi che c'ho. Se vedevo, aspetto. Mamma, butta la pasta, butta. Che te pare questo il modo di parcheggiare? Intanto questo è il posto mio. Ecco, ci mancavi solo te oggi. Eh no, e che te ne vai così? Almeno scusa o potresti pure chiedere. Senti un po', com'è che ti chiami te? Angelina Proietti, perché? C'è qualche problema? Angelina Proietti... Senti, faccio finta di niente giusto perché ti chiami come mia madre, eh? Ah sì? Comunque mi chiamo Rocky Giraldi. Se ti dovesse servire qualcosa mi trovi o in commissariato o a Rebibbia. Perché, fai il ladro? No, faccio il poliziotto. Ah, vedi? Eh sì. Comunque, Angelina Proietti, tu mi piaci. Ci vediamo presto, eh? So, dici te? Ci puoi giurare. Hanno cantato che morte la fai con quel proietti chiamato il Playboy, ma sta attenta perché ce lo sai che tipo so io quando esco. Fra due mesi sto fuori e lo sai, non c'è sto fino all'anno del poi, ma te